Il presidente Longimanno, ti rubiamo qualche minuto anche perché abbiamo fame tutti quanti e vogliamo andare a casa, così anche su indietagira.org tutti quanti vedono i sacrifici che si fanno qui a volte e spesso e volentieri non è semplice, non si vedono, perché abbiamo parlato con Salvo della trasparenza, di quello che effettivamente potrà dare questo nuovo suo taglio di visione. A te voglio chiedere invece una cosa in particolare: la rivalità è di un piccolo centro, deve assolutamente rendere positivamente, se nota invece addirittura un odio tra qualsiasi parte, non solo a livello politico. Come cerchiamo di guarire questo problema, secondo te? Ma secondo me con il rispetto e la stima reciproca, quando tu vuoi bene un'altra persona non hai sentimenti e non provi sentimenti di rivalità. E questa è la cosa che io non so, adesso magari non voglio direzionare la domanda. Ora mi chiedo, perché farsi guerra a casa, cioè nel paese, e magari non collaborare o fare guerra, tra virgolette, comunque a livello proprio stimolante con i comuni limitrofi? Cioè, se c'è un carnevale, facciamo un esempio, bello da altre parti, perché non creare una cosa che magari possa portarla qui, o comunque sia per una concorrenza, ma non chiaramente una guerra, cioè non lo vado a fare nelle stesse date. Quello che si vede poi invece, non lo so, tra i bar di Agire, tra le chiacchiere da bar di Agira, oppure tra le, non so, varie attività che possono essere costruttive diventano distruttive. Quello secondo me dobbiamo chiarire, cosa ne pensi? Allora, io c'è un vocabolo che non conosco nel dizionario, che è il vocabolo della guerra. Per me, politicamente, noi possiamo parlare di avversari, ma non di guerra. Vorrei semplicemente dire che il comune gioca un ruolo importante, in un contesto territoriale. Dobbiamo superare l'idea, del municipio per inserirci in una, idea, di ente locale inserito all'interno di un contesto, ovviamente un contesto che sia omogeneo. Quindi Ok, tangibile, un cominciamo da qui. territorio che ha delle caratteristiche, delle peculiarità particolari, Sì. può garantire una maggiore partecipazione dell'ente e quindi una maggiore possibilità di unione. In tal senso vorrei ricordare che noi nella precedente consiliatura abbiamo valutato la possibilità di unirci ad altri 5 comuni e nello specifico la corona degli erei e penso che sia un punto che va ripreso. Quindi cinque Questa è una comuni, cosa che io cinque, sconoscevo, forse che non ci sapete, però complimenti in diretta. 5 comuni insieme per creare efficienza, economicità nei E servizi sviluppo nella zona. e sviluppo e In solidarietà, quella senso cosa che a noi 360. Luigi, ti vorremmo ringrazio creare. ancora, ti do del Grazie e tuo. auguri per il tuo lavoro perché ti sei guardato. Grazie mille, Salutiamo anche tutti gentilissimo. coloro che ci ascoltano, non da Agira, Agira, ma anche da anche lontanissimo. fuori Questa è la Agira. domanda che mi hai preceduto perché arriverà proprio il sindaco direttamente, perché chiaramente il primo cittadino deve portare alto il nome di Agira a chi magari non è con il corpo qua ma c'è col cuore. Grazie, grazie. Grazie a te.